Preoccupa e non poco la risposta data dal ministro alle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini durante il question time di ieri alla Camera, annunciando che serviranno ancora 2 anni per liberare la 14 dalla morsa dei cantieri. Il vice premier ha risposto così all'interrogazione del deputato rosetano di Azione Giulio Sottanelli, chiesta per fare chiarezza sui tempi di rimozione dei cantieri. È insopportabile che da anni assistiamo a tanti cantieri presenti nella A14 che creano disagio a tutti gli automobilisti perché si accumulano lunghe code e quando si attraversano questi cantieri notiamo che non ci sono gli operai a lavorare quasi mai. Allora ho voluto interrogare il ministro Salvini per fare in modo che questa stortura che sta creando danni di immagine, di competitività, di attrattività alla nostra regione venga rimossa. E poi ho voluto ricordare al ministro Salvini come l'Abruzzo sconta un'arretratezza infrastrutturale nel settore dei trasporti, ricordando che non abbiamo l'alta velocità sulla dorsale adriatica per arrivare con il treno a Roma da Pescara occorrono 3 ore e 52 minuti solo per fare 154 km e di recente abbiamo perso il volo tra Pescara e Linate che ci apriva al mondo. Io penso che gli abruzzesi non meritano tutto questo. Sulla problematica è intervenuto anche il presidente dell'ANCI Abruzzo, D'Alberto, interpellato da diversi sindaci. I sindaci continueranno la loro battaglia giusta perché sta penalizzando ovviamente questa situazione tutto il territorio. Comunque, se ci saranno ulteriormente questi disagi, io credo che debba esserci anche la valutazione immediata dell'azzeramento dei pedaggi o comunque di una riduzione drastica perché è una condizione assolutamente inaccettabile. Quindi, in primo luogo, risposte certe, risposte chiare, una rimodulazione dei lavori che appunto eviti un condizionamento del passaggio sull'autostrada e poi una questione relativa ai pedaggi. Una questione su cui la presidente regionale di CNA Fita Abruzzo, Luciana Ferrone, chiede una rimodulazione mirata degli interventi. E siamo fortemente preoccupati per questo prolungarsi dei lavori su questa autostrada. Sappiamo tutti i disagi, che questi lavori arrecano. Avevamo dei tempi, che adesso non vengono rispettati, bisognerebbe capire, comprenderne le ragioni e vedere che cosa veramente si può fare, magari lavorando anche in turni diversi, in turni maggiorati.